le nostre caratteristiche. Perché conoscere alcune caratteristiche di una persona non vi dice chi è. Sapere che una persona è bionda, sapere con chi una persona va a letto non mi dice che persona è. E non mi dà il diritto, gli strumenti o il modo per decidere se questa persona ha dei diritti o no. Chiunque ha dei diritti, qualsiasi sia il suo orientamento sessuale, qualsiasi sia il colore dei suoi occhi, qualsiasi sia la sua attività, qualsiasi sua caratteristica. Non mi deve interessare chi siamo. Ed è il motivo per cui stiamo mettendo delle maschere a persone che noi non conosciamo. Voi non conoscete noi siamo lesbiche, gay, bisessuali, eterosessuali e non ci conoscete e non conoscete le persone che stanno camminando adesso in mezzo a voi. Mettere una maschera a loro è come mettere una maschera a voi. Vedere una persona non vi dice chi è e non vi dà il diritto di discriminarlo e decidere della sua vita. Questo è il senso della nostra manifestazione. Siamo qui varie associazioni, persone che non fanno parte neanche di nessuna associazione, per rivendicare i nostri diritti e per rivendicare l'uguaglianza di qualsiasi persona davanti alla legge e nella società. Non sono solo delle leggi che ci daranno una vita migliore. Noi dobbiamo essere uguali in un tribunale, dobbiamo essere uguali nel momento in cui abbiamo bisogno di diritti, ma dobbiamo essere uguali camminando per strada. Dobbiamo essere uguali solo quando rivendichiamo dei diritti o quando siamo in un tribunale. Dobbiamo avere il diritto di vivere la nostra vita liberamente. Non dobbiamo sentirci dire ancora una volta che non è un problema che siete omosessuali, basta che la facciate nella vostra camera da letto. Una coppia eterosessuale, passeggiamolo nella mano, si dà un bacio, va a cena fuori. Prendendo una stanza in albergo e affitto un appartamento e nessuno mai gli chiederà qualcosa. Nessuno mai gli dirà di fare la coppia in camera loro e poi di far finta di niente fuori. Noi abbiamo il diritto di vivere in una società. Grazie.